Vivere e raccontare, un programma ideato da Gioachino Onorati e Augusto Zucchi, dove l'opera si racconta attraverso le parole dei propri autori o autrici. Protagonista della puntata di oggi, la numero 256 del 31 maggio 2021, delle ore 14:58, è il libro L'amore senza età, scritto da Vittorio Spiraldi, dagli studi agili di Arachnia TV Marco Lazzeri, che dà la parola a Vittorio chiedendogli di raccontarci in che modo questo volume sia stato concepito e qual è stata l'idea alla base alla quale lui si è dedicato e ha sviluppato. Prego, Vittorio. Devo dire che questo romanzo nasce nell'epoca del coronavirus, perché il coronavirus ci sta insegnando a scandire in modo diverso i parametri del tempo, sta modificando il valore stesso dell'età, ci sta ricordando che l'età cambia come cambia il tempo, quando si mescolano il caldo e il freddo, l'autunno e l'inverno, la primavera e l'estate. Ci ricorda che siamo diventati tutti un po' più fragili. E la nostra fragilità, improvvisamente messa a nudo, improvvisamente limita il nostro orizzonte al presente. Ci toglie la prospettiva del passato, ci toglie la prospettiva del futuro. Ci toglie la prospettiva del futuro, confinandoci all'interno di un perimetro del nostro presente. Il coronavirus ci ricorda che siamo vecchi e giovani allo stesso tempo, si vive e si muore tutti allo stesso modo, senza rispettare la priorità acquisita, vecchi e giovani. E allora a questo punto veniamo ricondotti alla valorizzazione del presente, perché come dicevo prima, il nostro presente si arresta alle azioni quotidiane. La prospettiva è che in altri momenti sarebbe stata quella di immaginarci in un tempo più avanti, invece è fatta di appuntamenti molto più ravvicinati, quando potremo sedere a un bar all'interno, quando potremo prendere un caffè appoggiati al banco di un bar, quando potremo riabbracciare un amico, quando in realtà potremo in realtà rialzare la sala cinesca e aprire un negozio, o quando potremo fare le cose alle quali eravamo abituati. Questo diventa il futuro. Tutto il resto, quello che potrebbe accadere, quello che potevamo sognare in altri momenti, sembra annullato. E allora in questa prospettiva in cui valorizziamo il presente, ci guardiamo intorno e ci domandiamo se tutto sommato quali sono le carte che potremmo ancora giocarci. E scopriamo che l'amore può avere ancora una sua valenza, mentre il tempo avanza, perché, come diceva Oscar Wilde, il problema non è invecchiare, è sentirsi ancora giovani dentro. È esattamente la sensazione che prova il protagonista di questo romanzo, L'amore senza età, quando, arrivato appunto alla maturità, rimasto vedovo, si accorge che non sa che farsene di quegli anni in più se si tratta solo di aspettare il momento in cui morire. E allora si chiede se improvvisamente il nostro cuore subisce un'accelerazione. Forse non è il caso di andare necessariamente da un cardiologo per denunciare un'aritmia. Perché quel battito di cuore che improvvisamente ci coglie può nascere dallo sguardo di una donna, da un'emozione improvvisa o forse da un principio di innamoramento. Quest'uomo quindi, rimasto vedovo, è un professore universitario, ormai alla soglia della pensione, si guarda intorno, frequenta il suo circolo e non vuole consegnarsi a una vita, direi, senza più obiettivi. Comincia a sognare l'ultimo raggio di sole, si chiede appunto se un uomo
o una donna possono ancora innamorarsi anche quando hanno raggiunto la maturità, anche quando il mondo non assegnerebbe loro questa possibilità. Ecco quindi che, se dobbiamo raccontare qualcosa in più di questa storia, ecco che lui un giorno accetta di accompagnare un amico che deve andare in montagna per ricevere un premio, e l'albergo dove prendono alloggio viene travolto da una valanga e lui si ritrova 10 metri, 15 metri sottoterra, nel buio. Sente un pianto, si dirige verso quel pianto e si accorge che c'è una donna che sta invocando aiuto. Lui non riesce a raggiungerla perché sono divisi da un tramezzo, lei è bloccata sotto le macerie e da quel momento per 72 ore i due si tengono compagnia, non si conoscono, non si sono mai visti in faccia, lui non sa chi è lei e lei non sa chi è lui. Rimangono uno accanto all'altro e questo volere parlare per darsi coraggio, per raccontarsi le vicende, per impedire di abbandonarsi alla disperazione, nasce un amore che potrebbe finire quando i due verranno liberati o potrebbe continuare. Io preferirei non dirlo, certo, per lasciare, direi, certo, al lettore il piacere di scoprire come potrebbe andare a finire la storia. Però devo dire che questo romanzo vuole anche fare giustizia di alcuni tabù circa l'amore. Per esempio, cito qualche caso, c'è un personaggio, è una donna di una cinquantina che ha frequenta il circolo del protagonista e ha una storia con un giovane di 20 anni più giovane. E lei lo presenta come un nipote e lui a un certo punto dice questa amica, ma perché non lo dici che tu stai con lui? E lei dice, io non sono la première dame dell'Eliseo, non sono la signora che incontra Macron come sua insegnante e poi se lo sposa, a me non verrebbe consentito, io verrei guardata con sospetto. Noi viviamo in un'epoca, dice, in cui due donne gay possono vivere insieme, possono adottare un bambino al quale faranno tutte e due da madri o alternativamente chi da madre e chi da padre, due gay possono vivere insieme, prendere un utero in affitto e fare un figlio, e tutto ciò ormai è diventato normale. Però se io vado con una persona che ha 20 anni meno di me, vengo guardata in qualche modo, non dico con sospetto, ma così con una forma di rifiuto. E nemmeno a voi uomini va bene, perché se tu vai in giro con una ragazza che potrebbe essere tua nipote e non lo è, il meno che ti possa capitare è di venire scambiato per un pedofilo. Quindi è tutto questo che bisogna rivedere. E il coronavirus in questo momento in pratica aiuta questa presa di coscienza, questa nuova consapevolezza che dovrebbe portarci a pensare che l'amore ormai nulla dura per sempre, quindi è illusorio pensare che anche l'amore possa durare per sempre. Forse l'amore può durare per sempre nel tenero accompagnarsi insieme quando si vive insieme tutta una vita, ma la passione non vive per sempre. L'amore, allora, non bisogna credere all'amore? Bisogna crederci, ma forse bisogna credere a un amore consumato a piccoli sorsi e non necessariamente con la stessa persona. All'amore per quello che ci può dare nel momento in cui dura. Vittorio, il modo in cui racconti la tua opera è segno di un tema che ti ha molto preso, nello svilupparlo. Però vorrei dire due parole su Vittorio Schiraldi. Vittorio Schiraldi è uno scrittore, sì, di libri, ha fatto letteratura, ha scritto una ventina di libri, sbaglio? Sì, più o meno. Ha scritto per il cinema, è stato regista, sceneggiatore, ha scritto per il teatro, ha scritto saggi sulla mafia, ha scritto romanzi storici, quindi ha esplorato una serie di mondi, sì, che hanno in comune la comunicazione, il voler raccontare qualcosa,
ma raccontare qualcosa dopo che tu in prima persona lo hai elaborato dentro, cioè hai fatto un tuo percorso interiore. Sì, non vorrei che vi pensaste che in realtà si tratta di un romanzo autobiografico, anche se in realtà il fatto che appartenga a una generazione non attuale in realtà potrebbe fare pensare qualcosa del genere. In realtà io questo romanzo è il terzo, una sorta di trilogia sull'amore. Il primo di questi romanzi lo pubblicai tantissimi anni fa da Mondadori, intitolato Sì bella, sì triste, che era l'inizio di un madrigale di Baudelaire. Che vi importa di cui sia onesta? Sì bella, sì triste, che le lacrime aggiungano al tuo volto ancora un fascino, come il fiume al paesaggio, queste fiori da vita e splendore di uragano. E là io esprimevo quella che era la mia tesi, il mio punto di vista sull'amore, come l'amore contiene all'interno di se stesso un meccanismo di autodistruzione. Noi ci illudiamo che possa durare sempre, ma non può durare sempre, perché ciascuno di noi si evolve, si trasforma. Spesso si trasforma a volte a propria insaputa, ma lui e lei non si trasformano contemporaneamente allo stesso modo. Uno può evolvere e l'altro può involvere. A volte addirittura succede che lui o lei decidono di trasformarsi in funzione dell'altro per corrispondere alle attese di quell'altro. E tutto ciò non fa che affrettare la fine del sentimento, perché arriva il giorno in cui uno dei due dice all'altro: io non ti riconosco più, perché sei cambiato. Cioè non sei più la persona di cui mi sono innamorato, sei un'altra persona. Ecco il meccanismo di autodistruzione. Quindi questo romanzo, Sì bella, sì triste, nasce nel momento in cui il protagonista, che è deluso dalla mancanza di autenticità, ormai sempre più diffusa, si ritira a vivere in campagna, distrugge la radio, la televisione, il telefono, l'isola, e quello viene a trovare una donna che è mezzo angelo, mezza puttana, come molte donne del resto, e lui se ne innamora di questa donna. E allora si chiede: perché noi ubbidiamo un impulso naturale nel momento in cui ci innamoriamo, e poi quando l'amore finisce chiediamo alla ragione di spiegarci perché è finito? E la ragione potrebbe dire: perché non mi hai chiamato prima? Hai ubbidito a un impulso irrazionale e adesso vuoi che io ti dia la spiegazione? Allora lui decide di vivere questa storia d'amore come se fosse una malattia. Il romanzo ha una singolarissima stesura, è fatto di capitoli che si alternano. In un capitolo parla soltanto lei, Roberta, la ragazza, e racconta se stessa. E quando lei finisce di parlare, nel capitolo successivo, lui comincia a fare una registrazione. Registrazione numero uno: il soggetto presenta una forma di abbandono, così così. E praticamente vuole analizzare lo sviluppo della storia d'amore con questa ragazza, praticamente documentandone momento per momento, passaggio per passaggio. Cosa accade qui? Che a un certo punto la ragazza, quando si innamora di lui, decide di in qualche modo cercare di corrispondere a quello che pensa che sia l'ideale femminile che lui potrebbe avere. Vorrebbe cambiare in meglio, fra virgolette. Ed è qui che lui non accetta, perché lui comincia a tormentarla perché vuole che lei recuperi la propria autenticità e resti quella, la persona di cui lui si era innamorato. Non vuole che cambi in funzione di lei. Per cui lei se ne va, poi torna da lui e dice: io non ce la faccio, non so perché tu vivi da solo, stai qui, non ti capisco. Io quando ero piccola c'era mio padre che andava in terrazza, si metteva col cannocchiale e guardava le stelle. E a me piaceva stare accanto a lui, non so cosa cercasse, e come io non so che cosa tu stai cercando in questo momento, ma sto chiedendo di stare vicino a te. Se tu non mi vuoi, io a quel punto non posso che morire, e si toglie la vita. Questo fu il primo romanzo che ho dedicato, diciamo, al mio modo di vedere l'amore. E il secondo, che pubblicai sempre da Mondadori, era Weekend a Waterloo, dove racconto una storia che in qualche modo sembra simile a questa, perché c'è un parlamentare europeo sui 50 anni che ha una storia con una ragazza che ha 20 anni meno di lui.
Quest'attoria sembra senza, lui è sposato, quest'attoria sembra senza speranza, lui è quasi un po' perbenista, alla fin fine pensa che non possa avere uno sviluppo perché c'è questa differenza di età. E quindi la storia è destinata a finire perché questo divario che c'è fra loro diventa un limite invalicabile. E invece il destino si prende beffa di lui. In che modo? Facendo morire la ragazza. C'è un tratto di ipocrisia in noi. E quindi in realtà ciò che cui non avevano voluto godere, perché si pensavano proiettati in un futuro che sarebbe durato chissà quanto, in realtà diventa motivo di rammarico. Perché se avessero approfittato, se avessero saputo prima che la storia sarebbe finita perché uno dei due moriva, allora forse avrebbero avuto alcuni momenti di felicità entrambi, invece di trasformare quell'occasione di unione in motivo di rammarico di dire di doversi separare. Perché? Perché c'è una differenza di età, mentre in realtà l'amore non dovrebbe avere età. E poi è arrivato questo invece che ribalta un po' la situazione in termini che non voglio dire, perché come ho detto poc'anzi è meglio lasciare al lettore la sorpresa di quello che troverà, di come io risolverò il rapporto Vittorio, tra Marco e questa ragazza. Questa puntata purtroppo sta per finire perché il tempo è tiranno, abbiamo i tempi molto molto stretti, però ne giriamo immediatamente un'altra perché vogliamo conoscere meglio Vittorio Schiraldi, perché poi insomma parlandoci di questo secondo romanzo in pratica ci stai dicendo cogli l'attimo, cioè il messaggio è cogli l'attimo. In qualche modo sì, anche questo. Ok. Quello che la vita ti può offrire, cercando di farselo bastare. Ecco. Cerca di farselo bastare, di quello che la vita ti offre. Puntata numero 256. Termina qui in compagnia di Vittorio Schiraldi, che sta presentando la sua ultima opera, Amore senza età, edito da La Bussola. Grazie Vittorio. A voi.